Le maggioranze bulgare, quelle del 98% di consensi a un solo candidato, non esistono più. Non in Bulgaria, almeno, dove la scena politica è incredibilmente frammentata. I cittadini bulgari sono recentemente tornati a votare per la sesta volta in appena 3 anni. Il prossimo appuntamento è per il 9 giugno, quando si voterà per le elezioni europee. La crisi di governo, l'ennesima, è arrivata in primavera, quando i due principali partiti nel paese non hanno rispettato gli accordi di governo che avevano sottoscritto. Dopo 9 mesi, il primo ministro, Nikolaj Denkov, si è dimesso per lasciare il posto a Maria Gabriel, che avrebbe dovuto succedergli come stabilito. Apriamo una parentesi. Denkov è esponente di una coalizione europeista chiamata PPDB, formata dal partito Continuiamo con il cambiamento e da Bulgaria Democratica. È anche un convinto sostenitore dell'ex premier Kirill Petkov. Gabriel, invece, fa parte di uno schieramento che si chiama GERB, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria, il partito di un altro ex premier, un personaggio politico controverso, Boyko Borisov. Torniamo alla crisi. Una volta arrivato il suo turno, Gabriel si è ritirata, affermando che non si potesse andare avanti in quelle condizioni. Il governo, infatti, avrebbe dovuto fare una serie di importanti riforme contro la corruzione dilagante nel paese, richieste insistentemente anche da Bruxelles. Lo stesso Borisov, durante la sua lunga carriera politica, ha ricevuto diverse accuse di corruzione e collegamenti con la criminalità organizzata e nel 2020 è stato costretto a dimettersi dal governo proprio a causa delle mega proteste contro la corruzione scoppiate nel paese. Da quel momento, la frammentazione e l'instabilità politica hanno regnato. Contesti di questo tipo aprono a diverse opportunità per le forze che vogliono destabilizzare la situazione, come ad esempio quelle filorusse, che nel paese puntano a imporre i propri temi nell'agenda politica, e quello delle interferenze russe sarà uno dei principali in questa campagna elettorale. La Bulgaria, del resto, è uno dei paesi più vicini a Mosca nell'Unione Europea e si affaccia sul Mar Nero, uno dei fronti più importanti per la guerra in Ucraina. La frontiera marittima con la Russia è condivisa anche con la Romania, un altro paese dove il 2024 sarà un anno importantissimo dal punto di vista elettorale, e dove i rapporti con Mosca e con Kiev sono altrettanto protagonisti nella corsa al voto. Ogni volta si pensa di essere davanti all'elezione più importante di sempre. Quella europea del prossimo giugno probabilmente lo è per davvero. Dall'ascesa dei sovranisti all'alba dell'estrema destra, dalla pandemia alla guerra, tra la crisi dei partiti tradizionali, quella economica e quella climatica, vi raccontiamo il continente al voto in ogni suo paese e regione. Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, è stato spesso accusato dai suoi oppositori di essere filorusso. A parole ha condannato l'aggressione dell'Ucraina, ma si è rifiutato di sostenere materialmente Kiev. Ora, in questa situazione precaria, c'è chi teme che i simpatizzanti del Cremlino possano approfittarne. L'ex premier Denkov, da parte sua, ha già avvertito contro i rischi di interferenze, puntando il dito contro i legami tra la corruzione e le intrusioni da parte di Mosca. The eastern flank becomes more and more important in the last year. And we have to work together to make it stronger. Del resto, il partito Rinascita, di ispirazione filorussa e allo stesso tempo euroscettica, è in crescita nei sondaggi, ad appena un punto di distanza da DPS, Movimento per i Diritti e le Libertà. Ma le prime due forze politiche in vista del voto rimangono GERB e la coalizione PP-DB. A livello di famiglie europee, GERB fa parte del PPE, il Partito Popolare Europeo, DPS di Renew, mentre sia la coalizione che Rinascita non hanno ancora un gruppo di appartenenza. La Bulgaria elegge 17 eurodeputati. In questo momento 7 sono iscritti al gruppo dei popolari, 5 a quello dei socialisti, 3 a Renew e 2 ai conservatori e riformisti di ECR. Rinascita, guidata da Konstantin Kostadinov, un ultranazionalista di estrema destra, potrebbe iscriversi all'Identità Democrazia, sia per la vicinanza di alcune posizioni politiche espresse, ma anche per i rapporti con altri partiti del gruppo, come Alternative für Deutschland. Kostadinov ha spesso avallato teorie cospirazioniste sulla pandemia, così come sul cambiamento climatico, ha sostenuto politiche discriminatorie nei confronti delle minoranze, che fossero le donne, i migranti o la comunità LGBT, e ha criticato l'Unione Europea, così come la NATO e l'intero blocco occidentale. Se fosse nato nel paese confinante, la Romania, di certo oggi non approverebbe i lavori della NATO a Costanza, sul Mar Nero, dove si sta ampliando una base dell'Alleanza Atlantica per renderla la più grande in Europa. Ospiterà fino a 10.000 soldati. Il loro compito? Pattugliare il fronte caldo con la Russia. Il Mar Nero è un territorio geopoliticamente teso e la Romania, per ovvie ragioni geografiche, punta a rafforzare il lavoro di squadra con la NATO e con gli Stati Uniti. Siamo un'ancora del fianco orientale della NATO e dell'UE, ha detto il primo ministro romeno Marcel Ciolacu in un'intervista.
Insomma, visto tutto quello che è successo nella regione negli ultimi 10 anni, dall'annessione della Crimea fino allo scoppio della guerra in Ucraina, la Romania ha bisogno di maggiori garanzie di sicurezza e la nuova base NATO ha esattamente quell'obiettivo. Questo progetto prende piede in un anno denso di elezioni per la Romania. Non solo ci sono quelle europee del 9 giugno, ma nel corso dell'anno si terranno anche quelle amministrative, quelle parlamentari e infine quelle presidenziali. Gli ultimi sondaggi danno il PSD, il Partito Socialdemocratico, che in Europa fa parte di SED, in netto vantaggio su tutte le altre forze politiche. Al secondo posto troviamo il Partito Nazionale Liberale, affiliato al PPE, e poi l'Alleanza per l'Unione dei Romeni, abbreviato in AUR, che in romeno significa oro. È un partito di estrema destra, antisistema e ultranazionalista. In Europa fa parte dei conservatori 10R. Questo non è l'unico partito estremista di rottura in ascesa nel paese, tanto che PSD e PNL, i socialisti e i liberali, hanno deciso di presentare una lista unica alle elezioni europee, autoacclamandosi come l'unico argine in grado di fermare le forze populiste e radicali. Per ora, secondo i sondaggi, la partita è ancora apertissima. Io sono Annalisa Girardi e quello che avete appena ascoltato è il podcast di fanpage.it che racconta la campagna elettorale verso il voto del 6 e 9 giugno, attraverso i ritratti dei paesi e delle regioni che compongono l'Unione Europea.